Benvenuti alle teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano. E qui con me una leggenda dello sport non soltanto italiano ma mondiale. 3 settembre 1960, Olimpiadi di Roma, finale dei 200 metri. Arriva primo un ex studente del liceo Cavour, un torinese, Livio Berruti. Grazie Livio per essere qui con me, avevi 21 anni allora. 20 e 5. Due semifinali in finale, sì, ho fatto tante cose insieme. Hai fatto tutto insieme, tra l'altro devo dire che è il primo bianco a vincere. Sì, diciamo il primo europeo a battere gli americani. A battere gli americani, ecco, che, e tra l'altro tutti quanti ricordiamo quel giorno anche nelle immagini, no? Perché 80.000 spettatori, la diretta televisiva per quelle Olimpiadi, il presidente Giovanni Gronchi in tribuna d'onore, il volo delle colombe, sì, no, a salutare. È stato molto successo quel volo, sì. È stato straordinario. E poi tu fai questa curva, che è una curva magistrale, no? Ecco, e nel rivedere quell'immagine, Livio, a distanza di tempo, mi commuovo io che non ho vinto la medaglia d'oro, tu riesci ancora a provare un'emozione forte oppure la rivista talmente tante volte che dici... Ma diciamo, ti dà un godimento estetico, perché sai, lo sport è bello se ti dà anche delle immagini piacevoli da vedere, ed effettivamente mi hanno ripreso bene, quindi ho fatto una pennellata di curva che piace ancora e che non dà questa sensazione di tempo che è passato. E anche perché in fondo la curva, secondo me, è una specie di metafora della vita. Tu a ogni metro hai una visuale diversa, quindi ti racconta un po' tutto il tuo avvicendarsi nella vita che viene rinchiuso in 100 metri di curva. Quindi è molto bello per quello. E poi ti aiuta a vincere le avversità, che è la forza, certo, centrifuga. Quindi per me la curva dava quasi una sensazione erotica di vittoria contro le difficoltà della corsa. Senti Livio, tu da piccolo ti allenavi con i gatti. Sì, da bambino non mi rendevo conto, quando andavo alla sera uscivo, ero giù al paese dei nonni a Stropiana nel Vercellese, e quando uscivamo, poi andavamo a casa verso le 11 e mezza di sera, andavo in una via, la Rua Secca, la via secca, dove non c'erano vie di fuga, incontravo i gatti e mi divertivo a inseguirli e anche a raggiungerli, quindi senza volerlo ho fatto i miei primi allenamenti naturali, allenamenti ecologici. Diciamo così. Senti, e tu eri, insomma, non sei nato subito come un velocista, no? No, tu giocavi a tennis. Infatti la mia passione era il tennis. Il tennis a pallone, male, lo possiamo malissimo dire. Infatti col pallone era molto bello, perché prendevo il pallone, lo lanciavo avanti, lo inseguivo e lo superavo e lo perdevo regolarmente. E quindi lo perdevi. Però diciamo che è un professore del Cavour, il professor Borra, se non sbaglio. No, Bracco. Prima Bracco, poi anche Borra, ma prima ufficiale era Melchiorre Bracco. Bracco che invece vede in te il... Sì. Sì, vedi me, un ragazzo che può fare sport, però dato la mia figura piuttosto esile, aveva sentenziato salto in alto e salto in lungo. Infatti il primo anno feci solo alto e lungo, con scarso successo. Io ho vinto la mia gara, però senza grandi misure. Fortunatamente l'anno dopo c'è un'ora di ginnastica con un'altra classe dove c'era il mio velocista della scuola, Saverio D'Urso, e come sempre succede, sai, nel cordile facciamo una sfida di corsa e con grande sorpresa mia e di tutti lo batto facilmente. Per fortuna a questa scena assiste anche il professor Bracco e subito mi iscrive a fare gli 80 metri. Ah sì, chiaro, no. Che allora si ricordano gli 80 metri nei campionati studenteschi e ho vinto. E lì, senza volerlo, sai, come ben sai, la vittoria è la miglior droga nello sport. Se tu vinci, cambi dal tennis e passi all'atletica. E sono passato quindi all'atletica. Senti, quelle Olimpiadi sono state Olimpiadi per te, devo dire, straordinarie, no? Anche perché ad un certo punto finisci nelle copertine patinate, mano nella mano, con Wilma Rudolph.